Buonasera, ben ritrovati in questo lunedì di carnevale, tanta carne al fuoco, parleremo di Serie D, eccellenza, promozione e prima categoria. Subito a scoprire chi è insieme a noi questa sera, il capitano della Romentinese Cerano, Lucio Ciana. Ciao Lucio. Ciao Daniele, buonasera a tutti. Sì, E insieme a noi Franco Soncin, che nonostante il KO di venerdì si presenta con un bel maglioncino viola. Ciao Franco. ciao Daniele, buonasera a tutti. Avete rubato anche venerdì comunque. Il Va bene, rigore c'era. Netto. te la faccio, ma mai nella vita. Dopo, no, non è vero, vabbè, non è vero, ma potremmo stare qui a dibattere. Siamo due contro uno, Lucio la pensa come me, Bravo, dalla quindi tua siamo parte. E quell'altro dall'altra Tinelli che parte. ci sta guardando tre contro uno. Vittoria importante ieri, finalmente, una Sì. domenica serena, una settimana che sarà un po' più tranquilla dopo le turbulenze delle ultime settimane. Sì, io da poco che sono lì e niente, c'è stato un po' di turbolenza, come dicevi, la settimana scorsa, anche per scuotere un po' l'ambiente, perché non si poteva andare avanti così. Non è che volessimo proprio cambiare l'allenatore, volevamo dare una scossa a tutto l'ambiente di Domodossola, ecco. C'è stata la possibilità di un cambio o era una cosa? No, no, non c'era una possibilità di un cambio, anche perché la presidentessa e il consiglio aveva fatto un discorso con Melano di comunque andava, lui arrivava fino alla fine. È stata giusto posso dire, una mia scelta di dare una scossa sia ai giocatori che anche all'ambiente di Domodossola, perché mi sembra un po' restio su questa squadra. D'altronde la squadra da dicembre arrivare adesso. Per me si è indebolita, oltretutto. Adesso con i recuperi di Appetito e Bogani si è visto nelle ultime due partite e i risultati sono stati fatti perché sono due giocatori che comunque hanno Ma giocato la in punta arriva o non eccellenza. arriva, sta benedetta punta? Vediamo questa settimana se riesco a portarla a casa. Una punta, un centrocampista, un difensore. Tre addirittura. Almeno due, sì. Sì, Ma trattative avviate ce ne sono? trattative ci sono, però. Di nomi non ne conosco, non lo so. Vabbè, dopo te li facciamo dire questi nomi. Sì. Lucio, voi anche alla Roccia il mercato ha portato tante novità. Dopo una fase di assestamento, adesso marciate veramente a ritmo speditissimo, tanto da essere arrivati laddove io pensavo che poteste arrivare, vale a dire in zona playoff. Sì, sicuramente abbiamo fatto, la società, il mister, hanno fatto dei cambiamenti nella sessione invernale e per ora stiamo andando bene. Abbiamo fatto sicuramente un inizio 2018 benissimo. Abbiamo risalito un po' la classifica e diciamo che sì, adesso diciamo che siamo nelle zone dove magari dovremmo Cos'è essere. cambiato rispetto a prima? Ma è cambiato, se si va a vedere sono cambiati alla fine dei giocatori, però anche prima comunque i giocatori c'erano, magari adesso sono più funzionali al modo in cui vuole giocare il mister, quindi quello può essere. Sicuramente sono state fatte delle scelte mirate andando a prendere giocatori di un certo tipo una punta magari di peso che magari prima non avevamo. Ed era costretto magari Salzano a snaturarsi visto che lui non è la prima E non punta. è un caso che abbia ricominciato a segnare, forse. Infatti abbiamo magari anche adesso il modo in cui giochiamo, sicuramente lo mette nelle migliori condizioni per esprimersi al meglio. Abbiamo preso Gallace che è uno che ha tanta corsa, qualità, inserimento e cosa che prima ci mancava. Quindi diciamo Presidente è che più tranquillo adesso. sì, più o meno dai, diciamo. Sì, per ora no, ma è tranquillo, sicuramente, sì. Hanno preso quel giocatore che a me piace, che a Verbania dicono che ha fallito, Lazzarini. Per me uno dei migliori Anche lui centrocampisti sicuramente. che ci sono in giro. Anche Però lui Verbagna sicuramente. purtroppo non so come mai non sia andata bene, non capisco. Magari era un po' anche dettata da tutta la situazione che c'era. Sicuramente anche lui adesso ci sta dando una grossa mano come qualità in mezzo al campo, sicuro, sicuramente. Lazzarini, Gallace e Ciana sono un centrocampista, un centrocampo mica male, Franco. Con i piedi, oltretutto. Questo nuovo arrivato come sta giocando, Lovren? Anche lui era fermo da metà novembre perché aveva avuto dei problemi con Legnano, adesso sta riprendendo. Ieri è stato male, ha giocato tutta la partita, all'inizio si vede che ha preso freddo, freddo, ha vomitato tutte quelle cose lì, però ha voluto giocare a tutti i costi fino alla fine. Parlavi prima di ambiente restio, non ho capito bene cosa ti No, nel riferisci. senso Domodossola si sa com'è, sono sempre, non lo so cosa. Sono sempre restii a seguire, anche l'anno scorso abbiamo visto, era in testa alla classifica tutto l'anno, il pubblico non c'era molto,
La squadra lì fosse stata a Verbania ci sarebbe stato 1000 persone, a Domo c'è sempre stato il pubblico, non riesco a capire questo periodo perché non ci sia, non lo so. Ecco, dopo queste dichiarazioni mi sa che fai altre polemiche. No, quello è quello che si vede, eh. Io parlo riferito all'anno scorso, certo, quest'anno non è, scusami, oltretutto non giochi neanche a Domo quest'anno. Eri già stato a Domo ed eri andato via in maniera un po' così? No. È stata scelta mia della società di cambiare il direttore sportivo, che aveva preso Saccaggi, mi sembra, no? Sì, Saccaggi. No, niente, anzi. Sei come la Gramigna tu, ogni tanto. Sì, beh, io ho fatto, vado a Baveno, vado, vengo, Verbania lo stesso, io girate un po' qua. Non puoi stare senza calcio? Insomma. Cosa ne dici di Franco Soncin, Lucio? Lo conosco da una vita, anche lui. Ci conosciamo da bambini, da, per lui era bambino. Devi rispondere tu, No, sicuramente ha girato tante piazze qua, il calcio locale lo conosce benissimo, di sicuro, ha girato tutte le piazze qua. Hai trovato dei cambiamenti rispetto a prima, in società, dove? Nell'ambiente? No, a parte che manca il numero uno che è scesa, il resto bene o male è ancora lì, sia dirigenti che poi con la Zariani mi trovo bene, perciò no, l'unico problema è che non giochi più a Domo, giochi a Villa. Il campo è quello che è, poi sai anche perché giocano un sacco di squadre lì. Ti faccio anche questa domanda, avete fatto tutte e due, no, per rispettivi obiettivi, playoff della Roce e salvezza della Juve Domo, delle tabelle, nel senso che la Juve Domo, correggimi se sbaglio, ha 3-4 partite casalinghe sulla carta che può vincere, lo scontro diretto con il Piedimolera, lo scontro diretto perché è anche diretto con l'Arona, la partita magari con il Borgo Vercelli e l'ultima giornata, se non vado errato, la partita con il San Maurizio, se non ricordo male. Sì. Quindi sì, adesso ci sono tre partite fondamentali. Scusami, anche, ecco, vediamo il Pavarolo 19, possiamo dire che la situazione è complicata. Pavarolo ieri ha giocato con la Juniores, si parla di rimborsi spese non dati, quindi i giocatori hanno fatto una sorta di sciopero, quindi potrebbe essere il Pavarolo una delle retrocesse sicure. Beh, noi adesso è logico, adesso puntiamo almeno a andare ai play-out, poi dopo quello, se viene qualcosa in più meglio, perché adesso è a 5 punti la salvezza diretta, che sarebbe l'Arona, che ce l'abbiamo in casa, e poi adesso noi abbiamo tre partite fondamentali, se riusciamo a fare almeno 7 punti, cioè, è un po' troppo, però abbiamo Piedimolera, Pavarolo e Lucento, insomma se non fai punti. Quel punto con la Pro Settimo che dicevano che aveva servito anche per il morale. Dico una stupidata, che se il pareggio col Piedimolera tutto sommato può andare bene a tutte e due domenica? Ma potrebbe anche andare bene a noi sicuro, a loro un po' meno perché devono recuperare la terza posizione per andare ai play-out. Lucio, avete fatto qualche tabella? Ma tabelle no, vediamo di prendere partita dopo partita. Adesso domenica abbiamo Lucento, col quale all'andata abbiamo steccato clamorosamente là da loro, dove poi è iniziato magari un po' quel periodo un po' brutto. Difficile, che, certo. Eravate secondi prima di quella partita. Sì, abbiamo proprio, sì, da lì in poi abbiamo iniziato un po' il nostro periodo più difficile e adesso quindi iniziamo a vincere domenica, tra l'altro in casa, dove come hai visto abbiamo un rendimento che non è consono alle nostre qualità, però adesso la scorsa in casa l'abbiamo vinta, quindi ripartiamo da lì, cerchiamo di acquisire un rendimento migliore in casa e poi vediamo comunque. Facciamo una parentesi sulla Serie D, no? Ieri è stata una giornata pro Gozzano, nonostante il Gozzano non abbia vinto, no? Che può essere una cosa strana, singolare, ma in realtà ha aumentato il proprio vantaggio nei confronti del Como e della Caronnese. Può essere un segnale. Io ho detto la scorsa settimana che secondo me questo campionato, nonostante la sconfitta di domenica in casa con il Chieri, lo vince il Gozzano perché è la squadra più forte. Poi mi auguro di non sbagliare, perché insomma l'ho detto tante volte, sarebbe un traguardo meritato visto tutti gli investimenti che sono stati fatti. Insomma, il Como veniva da tante vittorie consecutive risicate, perché non è che il Como vincesse 4-0, 5-0, vinceva sempre 1-0 anche nel finale. E ieri è arrivata la seconda sconfitta con il Seregno, che ha portato via 6 punti tra andata e ritorno, tra l'altro con lo stesso punteggio. Insomma, è una domenica che al di là del punto guadagnato, però forse a livello di morale, no? Perché il Como arriva lì a meno 2 e poi ha la chance importante per addirittura
agganciare Gozzano, invece si ritrova a meno 3. Luce, poi Franco? No, sicuramente può essere, sicuramente come morale può dargli una spinta non indifferente a loro, perché magari in una domenica dove tu trovi solo un pareggio, anche se fuori casa, e puoi pensare che magari gli altri ti possano superare o agguantare, riesci ancora a guadagnargli un punto, e penso che nella loro testa guadagnino qualcosa. Franco? Sicuramente quel punto lì li può servire, però io dico che adesso è difficile per tutti incontrare le squadre, specialmente come il Seregno, in lotta per la salvezza. Ha cambiato allenatore, tra l'altro. Sì, ha cambiato anche l'allenatore, appunto. Perciò ogni partita, per me, la lotta sarà loro due senz'altro. Però anche perché il Gozzano deve andare a Como, io l'ho vista all'andata, e per me è una bella squadra anche il Como. Sicuramente. È più esperta, forse. E per me il Gozzano è comunque, indipendentemente da tutto, l'Unardon. Quando c'è lui che sta bene tutto, e il Gozzano, e poi chissà perché c'è un giocatore che è imprescindibile, ieri non ha giocato, che è Segato. Sì. È il giocatore, secondo me, chiave di questa squadra, perché fa Segato, le due fasi. La coppia Segato-Guito sicuro. Segato-Guito sicuro. Però l'Unardon, anche se ha 36 anni quasi. Vabbè, ieri ha segnato anche ieri, settimo gol stagionale. E indipendentemente, l'anno scorso si è visto, no? L'altro allenatore non lo faceva giocare, poco non stava bene tutto. Da quando è rientrato lui non ha più perso. Perciò anche se ha una panchina al Gozzano, che nelle altre squadre in Serie D giocherebbero titolari. Sì, anche il doppio impegno non pesa, sì. Perché insomma veramente questa è una squadra che ha delle... Sì, adesso incontra il Crema, che io l'ho visto, adesso ha preso anche Testardi, Mantovani, L'avevo già visto con la... Beh, quello c'era già, l'avevo visto con la Pro Patria, ero andato a vederla con la Pro Patria. Giocherà il 28 febbraio. In far settimanale a Gozzano. Adesso c'è anche la far settimanale di Serie D anche. Sì, Gozzano lì potrebbe pagare un po' di più per via che gioca anche in Coppa Italia. E sai, il mercoledì, domenica... Tanti anticipi, tra l'altro, mercoledì questo ci sono tantissimi anticipi, mentre Gozzano giocherà domenica. Sono 7 partite mercoledì nel girone A di Serie D. Sentiamoci l'angolo di Luca Spriano. Buonasera e ben ritrovati. Campionato di Serie D che ha affrontato la 7ª giornata di ritorno, grande frenata in testa alla classifica. Pensate, le prime tre complessivamente hanno raggranellato un solo punto. Lo ha conquistato il Gozzano pareggiando 1-1 ad Inveruno, un risultato di per sé non esaltante ma prezioso alla luce dei passi falsi del Como sul campo del Seregno, Como che ha interrotto la striscia di 5 vittorie consecutive, e della Caronnese infilzata in casa dall'Arconatese, sconfitta che certifica una crisi ormai conclamata da parte dei rossoblù varesini, precipitati a meno 7 dal Gozzano. Intanto, a differenza di quanto si pensava fino a qualche settimana fa, occhio a non tagliare fuori la Pro Sesto, che è rientrata prepotentemente grazie ad un avvio di girone di ritorno molto molto positivo, 5 vittorie e 2 pareggi. Personalmente è una squadra che apprezziamo molto per averla vista dal vivo e anche per la qualità dei giocatori che ha la Pro Sesto, però nel girone di andata ha perso ben 6 partite, è una squadra che... Perde 6 partite in metà stagione e difficilmente riesce a vincere il campionato. Ci vuole qualcosa di incredibile nella seconda parte della stagione. I milanesi, nei quali c'è anche l'ossolano Viscomi, ci stanno provando. Molto importante il successo per 2-0 nell'anticipo sul campo del Borgosesia. Il Varese. Mentre stiamo parlando, è in corso un incontro che potrebbe segnare il futuro del Varese. Sappiamo che la società è zavorrata da una crisi economica importante. Si parla di mezzo milione di euro di debito, una cifra forse addirittura superiore, ma non ci sono cifre ufficiali. Sta di fatto che la situazione è diventata mortificante, imbarazzante. Nei giorni scorsi addirittura per morosità del club è stato tagliato il rifornimento d'acqua, è stato tagliato il servizio d'acqua allo stadio di Masnago e poi ripristinato grazie all'intervento del sindaco. Ora pare che un imprenditore con grosse possibilità possa davvero acquisire le quote del Varese e avviare il risanamento. Un'illusione o realtà? Beh, lo si scoprirà proprio in queste ore. Intanto sul campo il Varese ha pareggiato ieri 0-0 in casa con l'Oltrepò Voghera, non vince da 9 partite, non vince in casa da 7 gare, e questa crisi di risultati ha fatto scendere i biancorossi in zona play-out.
Serve una svolta, serve una doppia svolta, considerando anche il discorso societario. Staremo a vedere. Alla prossima settimana. Dunque le parole di Luca sul Varese, vedremo quello che succederà. Rischia il Borgosesia o no, Franco? No, non penso proprio. Non penso proprio che non rischia per Borgosesia. Intanto, come diceva Luca, nel girone di ritorno, Pro Sesto primo con 17 punti, il Gozzano 13 sarebbe fuori dai playoff. Insomma, nel girone di ritorno il rendimento fino adesso non è stato... Infatti io la Pro Sesto l'avevo messa come favorita all'inizio, senz'altro. Dopo, come nel calcio, è bello per questo. Ieri rischia di diventare la giornata decisiva in eccellenza, sì o no, con la vittoria del Trino e la sconfitta dello Stresa? Lucio? Ma c'è stato questo primo allungo, vediamo adesso le prossime. Se... Tra due domeniche c'è lo scontro diretto a Stresa, Stresa Trino. Quindi questa e quella dopo si possono vedrà, perché sono, sì, c'è stato l'allungo proprio ieri. Quindi. Franco? No, ma la lotta è loro due, non penso ancora, però il Trino non ha ancora perso. Quattro punti non sono niente, mancano ancora 11 partite, è ancora lungo il campionato. Sentiamoci dunque le interviste dopo la vittoria del Trino di ieri. Come ho già detto altre volte, dobbiamo maturare sotto questo profilo, cioè questa era una partita da chiudere il primo tempo, abbiamo sprecato veramente diverse occasioni dando comunque l'impressione di avere la partita in mano. Facciamo i complimenti a loro perché ci hanno creduto fino alla fine e andiamo avanti, credo tre punti importanti. Sinceramente abbiamo già la testa a domenica prossima, perché domenica prossima è una partita fondamentale credo per il campionato, anche perché se non sbaglio la sconfitta di Coppa Italia ce la ricordiamo molto bene. Dobbiamo veramente pensare solo più a domenica prossima e basta. Sì, sono soddisfatto sia della mia prestazione, ma soprattutto per il risultato che ci serviva per allungare un po' sulla seconda. Sì, stiamo facendo bene, siamo un bel gruppo tutti, sia chi viene dalla Valle, chi viene da Torino, chi è di Trino, di Vercelli. Niente, siamo un bel gruppo e speriamo di continuare così. Loro sono una gran bella squadra, veramente. Primo tempo hanno fatto la parità loro, abbiamo preso gol subito, non ci voleva, una bella batosta, però secondo tempo secondo me abbiamo reagito abbastanza bene, pizzico di sfortuna all'ultima azione, tutto qua, però comunque vedendo anche le assenze e tutto quanto, secondo me abbiamo avuto un buon atteggiamento. Certo, per noi ogni partita deve essere una finale, perché dobbiamo assolutamente salvarci, quindi cercheremo di dare il massimo ogni partita. Tra l'altro, giustamente quando andavo alle interviste facevi notare una cosa importante, Franco, a proposito del Trino. Sì, che gli è mancato anche a loro, non ha mai reclamato l'amico, l'allenatore. Kretaz. Kretaz che gli mancava, De Laurentiis, insomma, fa comodo a tutti. Adesso sta riprendendo, visto che ha giocato un pezzo di partita domenica scorsa, adesso... Perciò è dura batterlo. 11 partite, ce lo gioca lo Stresa perché le altre ormai sono troppo distanziate. Sì, no, anche perché però ci possono essere delle squadre come il Pondonnaz, come la Roche stesso, che possono diventare in un certo senso arbitri della vittoria del campionato. Lucio, potete farlo? Sì, sicuramente noi, la Biellese è la Biellese, il Verbania, occhio per Verbania, sicuramente. Se avesse vinto Arona sarebbe stato in tiro addirittura per i playoff, sì, secondo me, sì. Ammesso che non ci possa arrivare. Sì, no, ma è ancora aperto secondo me per loro quel discorso. Quindi. Anche secondo me. Vediamo la sconfitta dello Stresa, che ci ha capito poco nel primo tempo contro la Biellese, con un Piero Bon eterno. Con un sontuoso Piero Bon la Biellese sbanca 3-1 il Forlano e rilancia la propria candidatura per le zone altissime della classifica. Una partita decisa dal numero 9, ospite davvero incontenibile, e un Creso nel primo tempo trasforma in oro tutte le palle che tocca. Al quinto il vantaggio Lagnero, Agnesina svirgola, ne approfitta Coppo che serve Piero Bon, come sempre letale nell'area piccola. Al decimo contropiede micidiale della Biellese, Barantani sbaglia ai tempi dell'uscita, colpo di testa di Piero Bon decisivo dopo lo stesso pallonetto del numero 9, 0-2. Al 34esimo arriva il Tris, discesa di Cremonte che si traveste da Roberto Carlos, palla in mezzo, tocco di prima di Piero Bon e 3-0.
per gli ospiti. Nella ripresa, al 16esimo, si vede lo Stresa, punizione di Frascoia, libera con qualche affanno la difesa ospite. Al 32esimo, gran numero del neoentrato Bruniera che salta tre giocatori, tre avversari, viene agganciato da Vanoli, calcio di rigore ineccepibile che lo stesso ex Santià trasforma mettendo la palla nell'angolino basso. La Bielese avrebbe anche la palla per il 4-1 al 34esimo, tergiversano però in troppi, alla fine calcia Testori, Barantani riesce a respingere, finisce 3-1 per la Bielese. Partite del genere per la Bielese acuiscono i rimpianti o lanciano speranze per il futuro, Franco e poi Lucio? No, ormai la Bielese è tagliata fuori anche lei per vincere il campionato. È chiaro che avrà molti rimpianti, ma perché per me era una delle squadre favorite all'inizio. Ha cambiato anche l'allenatore, poi ha preso un allenatore professionista a livello di ha vinto il campionato. Ha portato la Pro Vercelli dopo non so quanti anni in Serie B. Pensavo che facesse meglio, invece è uguale a prima. Vince, perde, vince, sì, perde. Da un punto in tre giornate, no, due punti in tre giornate prima di questa partita. Lucio? Ma sicuramente possono aumentargli solo i rimpianti, anche perché con una rosa, comunque se vai a vedere una rosa molto importante, potevano, a me sinceramente da noi mi ha impressionato per qualità di gioco e rosa sicuramente, potevano essere sicuramente qualche punto più avanti. Sentiamoci Pozzo e lo stesso Braghin, con Pozzo che lancia un messaggio chiaro alla squadra. Ci può stare una sconfitta, però adesso bisogna crederci fino alla fine, perché l'obiettivo non cambia, è quello di provare a vincere questo campionato. Le interviste. Abbiamo giocato contro una signora squadra che oggi ha dimostrato, secondo me, di essere forse la squadra più in salute insieme al Pondonaz in questo momento, perché arrivano da delle prestazioni dove hanno raccolto meno di quanto probabilmente meritavano e oggi hanno dimostrato la loro forza. Peccato che siamo partiti un po' molli e ci ha penalizzato quei 10 minuti lì, un po' l'ingenuità, sfortuna, però ci sta nel calcio, insomma. Io sono entrato negli spogliatoio, erano tutti abbacchiati i miei giocatori, gli ho detto ragazzi, si sta, bisogna imparare dalle sconfitte, il calcio come nella vita si vince, si prende, una volta le dai, una volta le prendi e ripartiamo domenica, è lì che dovremo dimostrare di non essere in fase involutiva, ma ripeto, ci può anche stare, noi non siamo partiti per vincere il campionato e poi comunque c'è stata reazione, nel secondo tempo c'è stata reazione. Tre sconfitte nelle ultime quattro uscite casalinghe, è un caso o lo Stresa si esprime meglio in trasferta magari per le condizioni del campo che oggettivamente non mi sembrano ottimali, del terreno di gioco? Ma il terreno di gioco, secondo me, sono degli alibi. Il terreno di gioco c'è per noi e tra l'altro per gli avversari che oggi probabilmente a livello tecnico hanno qualcosa in più di noi, per cui non vedo, se il terreno fosse brutto avrebbero dovuto penalizzare di più quelli della Bielese, non quello dello Stresa. Ci sta, noi in casa facciamo più fatica, ma come impostazione noi siamo più una squadra di trasferta, abbiamo vinto praticamente quasi tutte le partite in trasferta tranne una sconfitta e un pareggio. E in casa facciamo fatica, dispiace perché anche oggi c'era tanta gente e dispiace vedere perdere la squadra, però ripeto quello che ho detto prima, ci sta, non ne facciamo un dramma domenica scorsa, non ne facciamo un dramma oggi. Sicuramente, ecco quello che mi permetto di dire a Daniele, questo gruppo ha il dovere di crederci e di provare a cercare di superare il trino, poi sarà possibile, però ci proveremo. Mister, serviva una partita come questa, serviva una vittoria come questa sul campo della seconda della classe per rilanciare le vostre ambizioni? Ma le nostre ambizioni sono le stesse, non rilanciamo niente, non siamo più scarsi o più bravi di quello che eravamo prima, cioè ogni domenica sembra che sia un processo. Io l'ho già detto 50 volte, noi giocheremo fino alla fine per cercare di guadagnarci un posticino nei playoff. Il resto non conta niente, per noi tutte le partite sono difficili. Oggi siamo venuti a giocare su un campo difficile contro la seconda in classifica, secondo me abbiamo fatto una buona gara, abbiamo rischiato pochissimo e ci siamo presi 3 punti. Quali sono, se ci sono, le differenze tra Stresa e Trino in questo momento, Franco e Lucio? La rosa per me, la rosa, perché lo Stresa ha molti infortunati, mentre il Trino non mi sembra che abbia recuperato appunto De Laurentiis, perciò infortunati non ne ha, perciò quello vuol dire molto, se no lo Stresa sarebbe ancora lì vicino al Trino. Lucio? Ancora più vicino, perché già lo è a 4 punti. Ancora più vicino, d'accordo. Avrei detto anch'io la stessa cosa, sicuramente. Magari adesso pagano un momento di flessione dettato anche da qualche infortunio, cosa che il Trino, magari sì, De Laurentiis è stato fuori, però sul mercato sono andati a prendere un giocatore tipo Fumana che arrivava da
l'anno scorso sembra Serie D o comunque, sì. E quindi avevano anche una certa disponibilità economica, si sono mossi, hanno preso anche Commentale, quindi... Si hanno dimostrato di volerlo. Di volerlo, sicuramente. Senza ombra di dubbio. Una squadra in difficoltà è il Baveno, che è stata sconfitta purtroppo ai rigori mercoledì dalla Prodronero, dopo una lunga serie di rigori tra l'altro, ieri battuto 2-0 dal Piedimolera, vediamo le immagini relative a Piedimolera-Baveno. Dopo 10 mesi il Piedimulera torna a vincere in casa e lo fa contro il Baveno con il risultato di 2-0 in una partita giocata a ritmi molto alti. La cronaca. Parte meglio il Piedimulera con Giovanni Romano che al settimo apre sulla sinistra, il quale salta il suo diretto marcatore e mette in mezzo una palla invitante, ma nessun compagno trova la deviazione vincente. Risponde il Baveno che si presenta dalle parti di Bionda, prima al decimo con Ingrassia che viene murato da Mammucci al momento del tiro e poi al 13° con Zanella che lanciato da Ado calcia alto. Occasionissima per i gialloblu al 15°, rinvio veloce di Bionda, Giovanni Romano fa sportellate con Stanglini e dalla distanza prova a ripetere l'Eurogol inflitto al Trino 2 domeniche fa. Questa volta però la traversa gli dice di no. È il preludio del gol che arriva al 25°. Violi dalla destra appoggia centralmente per Andrea Fernandez che si sposta la palla sul destro e come all'andata infila l'angolino basso. Nei minuti seguenti si fanno vedere i ragazzi di Mister Tabozzi. Al 28° Andrea Fernandez tenta nuovamente di sorprendere Chiodi che questa volta blocca senza problemi. E al 29° con Giovanni Romano che da posizione defilata tenta il tiro cross con la palla che attraversa tutto lo specchio della porta. Al 32° i laquali potrebbero riportare il risultato in parità, grazie a Dado che sfrutta un cross di Fabio Cabrini e di testa anticipa tutti, ma la sfera lambisce il palo alla sinistra di Bionda. Baveno chiama, Piedimulera risponde. Gran lavoro di Andrea Fernandez che sulla sinistra si libera di 2 avversari e imbecca Violi tutto solo a centroarea, ma il suo sinistro è debole e Chiodi blocca. Prima del duplice fischio, al 43° Ado serve il neoentrato Luca Cabrini, che ha tutto lo spazio per calciare, ma la traiettoria è centrale e Bionda fa sua la sfera. Al rientro dagli spogliatoi subito pericolosi bianco-blu dopo 3 minuti con Ado che si ritaglia lo spazio per l'assist a cercare Luca Cabrini. Moretti anticipa. Lo stesso Ado all'8° sbuca sul secondo palo su cross di Ramalo. La sua incornata termina di pochissimo a lato. Gol sbagliato, gol subito e al 13° gli ossolani raddoppiano. Andrea Fernandez recupera una palla velenosa e lancia in profondità Giovanni Romano che va via in velocità ma tu perdu con Chiodi viene atterrato da Casarotti. Il direttore di gara non ha dubbi e assegna il penalty per il giallo-blu con lo stesso Romano che dal dischetto spiazza Chiodi. La partita si gioca a ritmi altissimi e al 20° gli ospiti si rendono pericolosissimi con Menaglio che serve una palla d'oro per Ado, il quale sotto porta va ancora una volta di testa, ma Bionda è strepitoso e con un grande intervento gli nega la gioia del gol. Nei minuti successivi ci provano Moia per il Baveno e Moretti per il Piedimulera, ma entrambi dal limite dell'area spediscono alto. Il risultato non cambia più e termina così 2-0 per il Piedimulera. Voglio fare il cattivo, c'è un caso Luca Cabrini e Baveno che non ha giocato titolare con la Prodronero, è entrato ieri dopo. Non penso. Io dico, se Ussolo sta bene, gioca, non è che entra al 35° primo lì tempo. Sta l'allenatore, lui lo vede tutta la settimana, non lo so se c'è un caso o meno, non penso. Stai ridendo? Perché Luca, per me Luca è il giocatore più forte che c'è. Quando sta bene fisicamente, lui e Ado farebbero la differenza... Io ho sempre detto che secondo me a livello di rosa il Baveno è la squadra più forte, no? Lo confermo, è chiaro che poi bisogna anche essere onesti e rimarcare la sfortuna che c'è stata, perché adesso una marea infinita di infortuni, Cabrini ha giocato una partita sì e due no, Leto Colombo si è fatto male, Manfroni si è fatto male. Insomma, sul lago della bilancia bisogna anche mettere questi dati. Il discorso di prima dello Stresa, è logico che anche il Baveno in questo periodo poi che aveva bisogno di tutti è stato sfortunato. Adesso però il contraccolpo psicologico della finale persa, l'impossibilità di lottare per la vittoria del campionato rischia di trasformarsi in una stagione anonima, cioè parlavamo prima di tabelle e di squadre su cui fare la corsa, detta che una tra Trino e Stresa farà i playoff, probabilmente li farà la Biellese, il Pondonnaz è in grandissima forma. Quindi, la Roce anche. Fate la corsa sul Baveno voi, questa è la domanda che volevo farvi. Faccia la corsa su noi stessi, noi e basta. Poi non lo so, loro sicuramente pagano anche loro questi infortuni. Perché però a livello di testa, dopo che hai perso la finale, dopo che
rischia di... Sicuramente devono essere bravi a gestire questo momento, perché è un momento un po' particolare, tra infortuni, questa finale persa ai rigori che comunque può lasciare qualche strascico negativo, e devono essere bravi a gestire questo momento qua. Sentiamoci le interviste dopo la vittoria del Piedi Molera, invece, che si rilancia sempre di più nella corsa salvezza. Mister, dopo 10 mesi il Piedi Molera torna a vincere in casa e vince la sua prima partita in casa in eccellenza. Come si sente? Era ora, perché se no il presidente... Il problema è che purtroppo neanche oggi possiamo festeggiare, perché si è fatto male Moretti, purtroppo si è fatto, spero che non sia una cosa grave, però è andato via con la barella e quindi neanche oggi riusciamo a festeggiare come si deve. Però pazienza, abbiamo vinto contro il Baveno, che sicuramente con Motetta, Leto Colombo, Manfroni, Cabrini, non è il Baveno, perché per me il Baveno è una delle squadre più forti del campionato, ma se non la più forte. E poi se mancano certi giocatori è logico che poi anche il piccolo Piedi Molera riesce a fare qualcosina, perché io, i miei ragazzi hanno sempre cercato di giocare e sono orgoglioso di loro. Adesso purtroppo, ripeto, si è fatto male Moretti, speriamo che non sia una cosa grave. Una partita giocata comunque a ritmi molto elevati, si sono viste tante occasioni sia da una parte che dall'altra. Il Piedi Molera, prima di segnare il primo gol, aveva anche colpito una traversa con Giovanni Romano. Sì, ripeto, gli avevo chiesto una prestazione, perché a Romentino non abbiamo giocato da ultimi in classifica, siamo stati presuntuosi, e se sei presuntuoso con quelli forti poi dopo fai le figuracce. Non è che abbiamo fatto figuracce, però non abbiamo giocato come sempre. Invece oggi gli ho chiesto la prestazione, l'hanno fatta, e poi alla fine il risultato, anche se giocare con questo vento è sempre un problema, però se giochi palla a terra il vento non c'entra niente, quindi noi abbiamo cercato di giocare palla a terra come sempre. E sono contento per i ragazzi, perché se lo meritano. Mister, questa è stata una settimana piuttosto intensa per il Baveno. Dopo l'incontro infrasettimanale contro la Prodro Nero, oggi forse eravate un po' stanchi e il Piedi Molera ha avuto la meglio. Ma loro hanno, a mio modo di vedere, giocato una buona partita, l'hanno messa un po' sul ritmo. Noi abbiamo fatto degli errori sia sul primo che sul secondo gol, che sono errori che vanno al di là della stanchezza. Se fai quegli errori lì... non fai bene mai. Loro sono stati bravissimi nelle due occasioni che hanno avuto a sfruttare e a fare gol. Questa è una grande qualità, qualità che in questo momento noi manca, perché per fare un gol magari non ci basta rimanere tutto il secondo tempo dentro nella tre quarti, e quindi dobbiamo migliorare se vogliamo portare a casa qualche vittoria e qualche punto. Domenica prossima ospiterete in casa il Pavarolo. E adesso dobbiamo un pochettino recuperare un po' sotto l'aspetto sia psicologico che fisico, perché comunque i ragazzi, al di là di tutto, la partita di Coppa pesa, perché passano i minuti, il ritmo della difesa del Piedi Molera ha un ottimo ritmo di partita, sono pronti a ripartire, tu sei un pochettino stanco, ci stai. Recuperiamo, vediamo un attimino di recuperare anche sotto l'aspetto psicologico e di fare una grande partita domenica in casa col Pavarolo, perché non si può fare un girone d'andata, cioè un girone di ritorno così, perdere queste partite, non essere pericoloso, perché perdere ci sta, perché oggi Piedi Molera non ha demeritato assolutamente, però insomma bisogna essere più cattivi, bisogna essere più attenti, non si può concedere certe situazioni e perdere certe partite perché si è troppo leggeri. Parole chiare da parte di Giuseppe Cani, che non ha cercato troppe giustificazioni. Piedi Molera, con la vittoria di ieri, vede la salvezza davvero non lontana. 5 punti, adesso l'obiettivo è lì, cioè la lepre vede davanti. No, sicuramente, poi è una squadra che è viva. Noi li abbiamo affrontati settimana scorsa in casa e ci hanno comunque dato il filo da torcere. Una squadra viva, e adesso sicuramente vedono l'obiettivo più vicino, se la giocheranno. Stavo pensando se la lepre, adesso ho detto la lepre, no, non è la lepre per il Molera in questo caso, è il cacciatore, infatti la lepre è quella davanti. Sì. No, si vede che non vado a caccia. Franco? No, comunque con la vittoria di ieri per noi domenica sarà dura. Sarà dura perché moralmente è logico che anche loro, come noi, anche con la vittoria di ieri, moralmente siamo tutti e due carichi. Poi è un derby. Vediamo un attimo cosa succederà. È giornata granata o? Sì. Ah, ecco. Dillo pure. Ok, diciamolo, così almeno poi non si lamentano.
Sono nata a Granata, sì, domenica pagano tutti il biglietto. Non vale, non vale l'abbonamento e si paga tutti. Ok, paghi anche tu. Sempre pagato io. Ok, e vediamoci Verbania, poi subito in pubblicità. Termina 1-0 il match del Pedroli per il Verbania che supera l'Agroville. Il gol che decide la partita viene messo a segno da Austoni di testa a 2 minuti dal termine. Ma andiamo a vedere in cronaca le azioni che hanno caratterizzato il match del Pedroli. Primo tempo con non molte emozioni, ci prova subito dopo 2 minuti Austoni dal limite centrale, dal limite dell'area. Il tiro ai centrali e Gini può parare. Al 22esimo la più grande occasione del Verbania nel primo tempo, bel cross di Austoni da pochi passi, bel cross di Costantin da pochi passi, Austoni gira a botta sicura, bravissimo Gini a deviare il pallone. L'occasione ospite del primo tempo è al 27esimo con Kunez che tira alto in diagonale da buona posizione. Decisamente più emozionante la ripresa dopo 2 minuti sugli sviluppi di un calcio di punizione. Adamo non riesce a trovare la deviazione vincente. Dopo occasione ospite nel giro di 3 minuti con una punizione di Baldi dalla distanza, però Russo la vede partire e può bloccare il tiro. Poi il tiro di Sturate ancora bloccato da Russo. Al 16esimo ci prova Austoni ancora dal limite, ma il suo tiro è centrale. Grande occasione per il Verbania per passare al 23esimo, calcio di punizione da Austoni, il primo tiro è respinto dalla barriera, il secondo è un vero e proprio siluro che si stampa sul palo, poi Perelli non trova il tapin ma era in posizione di fuorigioco. Al 33esimo ancora Verbania vicino al vantaggio, su un calcio di punizione arriva col passo lungo di Dionigi, riesce a deviare la palla, strepitoso Gini nel riflesso a mettere la palla in angolo. Al 36esimo ci prova Midali dal limite dell'area, è ancora Gini che mette la palla in calcio d'angolo. Al 40esimo c'è un colpo di testa di Adamo che però non trova la porta. Al 42esimo il gol che decide la partita, è bravissimo Musso a lavorare la palla in aria, fa 2 finte, poi mette con un bel cross morbido dove arriva Austoni sul secondo palo di testa e fa esplodere il Pedroli per quello che sarà il gol partita, con i tifosi che festeggiano anche con un cartellone in tribuna definendo pazzesco il gol di Austoni, forse il ricordo di quello che aveva fatto 2 settimane prima con la Biellese. Al 44esimo reagisce l'Agroville, Adamo uno dei migliori in campo in 3 partite, con lui Verbania non ha preso neanche un gol, mette in angolo su un cross dell'Agroville. Al 45esimo ci prova Furfori, la sua conclusione viene messa sopra la traversa dalla difesa biancocerchiata, l'ultima occasione, prova il gol della giornata Adamo con stop e tiro al volo ma la porta non la trova, finisce così, il Verbania può festeggiare con i suoi tifosi la vittoria 1-0 in casa con l'Agroville. Verbania che vince con la Grevilla, un altro risultato utile consecutivo, mi sembra che sia il quinto della, o forse anche di più, però ha fatto 10 punti, 3, 6, 9, 10 punti nelle ultime 4 partite. No, loro ne hanno fatti 12 e Ferrero ne ha fatti 11 comunque. Sì, sì, nella gestione però 10 nelle ultime 4, perché prima c'erano stati 2 pareggi nelle prime 2 partite e poi sono stati questi 10 punti nelle ultime 4 giornate. Ieri girava che Ferrero aveva fatto 7 punti, invece no. Ci rivediamo la classifica proprio del Verbania, il Verbania oramai ovviamente è fuori dalla zona play-out dove era, però un mese fa era in zona play-out, adesso può guardare più avanti, cioè nel senso i play-off non sono lontanissimi, sono a 6 punti. No, se parlo io no, il Verbania non è possibile, neanche se le vince tutte. Matto, il Verbania può andare come i playoff, No, c'è troppe squadre. Ma non vuol dire niente, il Verbania può andare ai playoff, se fa una serie positiva può andare ai playoff. No, cioè, per me forse, no. Allora, Borgo Vercelli, Alicese, Agreville, Baveno che è in caduta libera nelle ultime settimane, sono tutte a portata del Verbania, Sì, sicuramente, però. Secondo me non sono tagliati fuori ancora, anzi come dicevi se fanno un filotto poi lo stanno facendo. Hanno scontri diretti tipo con noi devono giocare, magari anche con le altre, quindi poi come organico c'è cioè, una squadra che no, può adesso sì, come organico è... Allora può pensarci, sì, secondo me sì. Daniele, però c'è troppe squadre, ne vanno solo 4, cioè 3 praticamente, perché sì, una sì, no, certo. È impossibile prenderla, certo, o lo Stresa o il Trino, certo. sono 3, è impossibile. Però ha battuto 2 avversarie dirette, la Greville e la Biellese nelle ultime 2 partite in sì, casa. Sì, no, ha battuto anche lo Stresa solo per quello. Quindi sono dati questi, sono dati. Sono 9 punti. Tu che sei tutto di Verbania, ma fine anno, perché poi mi dicono no, non dire niente, papà, cosa succede? Non lo so, io spero che ci sia... No, io non è che spero, ti ho chiesto cosa succede, perché sei ben informato solitamente. No, non è vero,
Non è vero che sono ben informato. Io spero che ci sia solo una squadra per il bene di Verbania, ecco, non del Verbania. Sarà così o no, secondo di te? Verbania. Io spero, però... Sarà così o no? Difficile, però non so. Prima ha detto il contrario. Mentre andava alla pubblicità ha detto il contrario. Adesso dice che sarà difficile. Ha detto il contrario o no prima? È il contrario. È difficile, difficile. Vabbè, voto 4. Lucio? Ma io da ex giocatore, comunque... che è cresciuto nel vivaio e tutto, lo spero, perché la piazza merita e spero veramente, lo spero. Sentiamoci le interviste, no? Così Franco adesso cambia l'altra idea la terza volta, le interviste. Noi sapevamo che sarebbe stata una giornata di sofferenza, abbiamo sofferto come era giusto che fosse, fino al 90esimo l'avevamo anche tenuta in piedi, purtroppo per questa gol nel finale ha regalato la vittoria del Verbania comunque... meritata, non devo dire devo dire la verità, loro ci hanno provato di più, noi ci siamo difesi con ordine, però oggi vi fanno fatti i complimenti al Verbania. Cosa si augura per il proseguo del campionato, cosa si aspetta, mancano ancora diverse partite, che fine del campionato sarà secondo lei, mister? E guardando anche i risultati delle altre, la classifica è molto corta, in ottica playoff siamo tutti lì. Io non sono solito fare proclami e promesse, noi continuiamo sulla nostra strada che è quella del silenzio e del sudore, proviamo a lavorare il meglio possibile e poi alla fine faremo i conti, ma ci sono tante ottime squadre. Prima della giornata di oggi arrivavate da diversi successi consecutivi, comunque da una serie di risultati positivi che vi sono valsi una posizione alta di classifica, perciò come diceva il lavoro viene ripagato dai risultati, comunque oggi ripeto è stata una bella partita. Sì, ricordo un dato, questa è la seconda partita che perdiamo da ottobre, quindi abbiamo in alcune partite raccolto anche meno di quello che avremmo meritato, però andiamo avanti per la nostra strada convinti che alla fine la serietà del lavoro probabilmente ci darà qualche soddisfazione. Probabilmente il miglior Verbania della stagione batte meritatamente l'Agrovil, direi, 3 punti meritati. Sì, strameritati, penso che la squadra abbia avuto anche un pizzico di sfortuna, se no il risultato poteva essere più ampio. Ecco, Roberto, è vero il collettivo, però sicuramente nelle ultime 3 partite con Adamo, ti prometto che quella di Arona non l'ho vista, però dietro rischiate molto poco, oltre magari alla crescita del reparto, sicuramente avere un giocatore del genere ti aiuta. Adamo è sicuramente un signor giocatore, anche se Adamo da solo non vincerebbe le partite, ma tutta la squadra insieme vince le partite. Roberto, che partita ti aspetta San Maurizio? Probabilmente la mentalità e la voglia deve essere quella di oggi, visto che oggi l'avversario era importante, magari San Maurizio un po' più di bassa classifica. Speriamo che i ragazzi siano consapevoli che anche domenica andiamo a giocarci una partita in cui possiamo anche fare il risultato, se ci mettiamo lo stesso impegno, la stessa determinazione di oggi. 10 punti Roberto in 4 partite, è cambiato l'obiettivo, adesso potete guardare in alto, pensi che ci vogliano ancora magari un po' di risultati per guardare poi l'obiettivo è la partita di domenica e poi basta. Andiamo in promozione, risposta dell'Accademia Città di Verbania che aveva vinto sabato, tra l'altro erano anche le immagini relative al gol della Castelletese sull'1-0 che ieri non abbiamo fatto vedere perché l'assistente comunque aveva sbandierato prima, quindi l'azione era stata fermata prima. Qui ne mancano 11 di giornate. È un testa a testa, diciamo che l'Accademia ieri ha dato forse una risposta importante dopo che aveva un pochettino balbettato recentemente, no Lucio e Franco? No, sicuramente, scendendo in campo anche dopo, tra l'altro sapendo già il risultato del Città di Verbania, è andato un bel 7-0, sì. È una bella risposta direi. Franco? Sì, però c'è sempre questa polemica che una gioca, mi sembra di sentire Juventus, i ladri della Juventus e il Napoli che non è giusto, devono giocare. Adesso la registrazione la mando in federazione, così almeno tu non fai più il direttore sportivo della Juventus. Ti facciamo saltare. Fa niente, comunque non è logico. O giocano tutte e due al sabato o giocano tutte e due la domenica, devono trovare. Se non si può. Come non si può? Se è saltato ma c'è il sistema, fanno giocare il sabato anche loro, ho capito, nelle ultime 4 giornate, cioè, non lo fanno in Serie A, lo fanno in promozione, Franco. Ma in Serie A ci sono altri motivi che il Napoli e la Juventus giocano nelle ultime giornate, c'è la contemporaneità 11 giornate dalla fine, no? Però è un vantaggio finché è una partita, due, adesso cominciano a diventare 5-6. Ma in questo caso non sono d'accordo con te. Io sì, invece, non mi sembra giusto.
è un vantaggio. Se vuoi giocare al Pedroli devi giocare sabato, questa è la discriminante. Oppure giochi alle 5 e mezza. Cioè, però... Il mio campo è quello, e non cambia niente perché gli altri giocano alle 3. Capito che il campo è quello, ma se il campo è occupato non è che si possono sdoppiare. Ce n'era uno che faceva, era uno e Trino. Pedroli non la federazione doveva pensarci prima. Ma la federazione ci aveva pensato, ha sfassato il discorso del tempo, ragazzi. Non diciamo stupidate. No. Ma come no? Faceva cominciare la domenica dopo. La promozione. Allora, prima era... Io lo so. Infatti, non è colpa. Se poi è sfalsato per il discorso del meteo a gennaio, prima era stato fatto il calendario in questo modo e poi che è stato sfalsato. Non è che puoi bloccare l'eccellenza, No. E allora? La puoi far giocare la domenica, un mercoledì. C'è tanti sistemi. Poi se tu vai a giocare il mercoledì, voglio vedere se sei contento di giocare il mercoledì. Io sì. Ma il calcio deve essere bello per tutti. Perché infatti, deve esserci? Ho capito. Fai giocare l'eccellenza un mercoledì? No? Risolve il problema. Le società sono d'accordo, non penso proprio. Ma se poi tu non hai il campo, perché c'era qualcuno perché gioca, perché c'era l'allenamento? No, non c'è neanche l'illuminazione a vino. Allora. Se gioco in casa. Dai, 7-0, vediamo 7-0 perché mi sta già irritando. 7-0. Accademia Borgomanero Avalanga sul Ceversama Biella che risponde così alla vittoria di ieri alla città di Verbania. Ben 7-0 il risultato finale. Partita che si sblocca già dopo appena 3 minuti di gioco. Retropassaggio corto di Teagno per Ronza postato sulla linea difensori. C'è poi che anticipa il portiere, lo salta ed insacca. Al settimo già il raddoppio, Valsesia raccoglie palla al limite da posizione leggermente defilata sulla destra. Gran tiro ad incrociare, palla che si insacca nell'angolo alla destra del portiere. Sul doppio vantaggio il Ceversama si affaccia dalle parti di Tornatola, al 13esimo azione da rivedere. Bella discesa di Ogbata, potente tiro respinto con una mano da Francioli. L'arbitro lo considera troppo ravvicinato e lascia proseguire sulla respinta lo stesso giocatore, ospite si sventa sulla sfera, ma ancora Francioli lo ferma in piena area di rigore. L'arbitro giudica l'intervento sul pallone e lascia correre. Due altre occasioni per il Ceversama con altrettante paratole di Tornatola. La prima al 21esimo, un tiro dalla lunga distanza di Corniati e Tornatola si supera. Ancora Tornatola protagonista al 24esimo contro Ogbata. Al 30esimo rigore per l'Accademia, poi viene atterrato in aria da Martiner sotto gli occhi dell'arbitro. Penalty, si incarica della battuta lo stesso, poi palla da una parte e portiere dall'altra. Il primo tempo si chiude sul 4-0, al 33esimo incursione dalla sinistra di Secci che in piena area di rigore prova la conclusione sfortunata e decisiva deviazione di Candela che spiazza Ronza. La ripresa si riapre con altri gol dell'Accademia Borgomanero. Al terzo, veloce ripartenza di poi sulla sinistra e appena dentro l'area di rigore batte Ronza in uscita. Il 15esimo arriva un'altra rete dell'Accademia Borgomanero sugli sviluppi di un calcio d'angolo, palla in area di rigore per Poletti, potente tiro che trafigge Ronza. Il definitivo 7-0 arriva al 31esimo, bellissima combinazione sulla destra con Antonioni Lorenzo che serve un bel passaggio filtrante per Cosentino che salta il portiere ed insacca. Al 44esimo l'Accademia, dopo aver sostituito già tutti e 5 i suoi giocatori, rimane in 10 per un brutto colpo al volto di Caramanna che ha dovuto lasciare il campo. Cos'è che c'avevi da rompere le scatole? Cosa? Che la partita con la Pro Settimo non avete fatto vedere un rigore netto detto anche da tutti. Non l'ho neanche fatto vedere. Pensavo lunedì, invece adesso cambio canale adesso quando c'è mai di rigore. No, ascoltami, non era rigore, si vede. Non lo so. A me quando mi mandano i messaggi non hai fatto. Siccome non vado in 9 campi perché infatti nessuno ti ha mandato un messaggio, no? Però adesso lo dici. Lo dico adesso, ma è c'era giusto. C'era sto rigore? Sì, visto che ieri ci ha mandato uno che era sì o no alla fine. Quanta colpa aveva Mellano del rendimento difficoltoso della squadra? Non te l'ho fatta prima questa domanda, te la faccio adesso visto che mi hai pungolato. Sì, non è che avesse delle colpe, non so, tutto l'ambiente per me, che cosa è successo. Quello che è successo poi a metà gennaio che sono arrivato io, penso che era lì da solo poverino, aveva bisogno magari di qualcuno che lo aiutasse anche nei problemi che ci sono. Sei arrivato, l'hai messo in discussione Franco un pochettino o no? No, ho messo in discussione tutto l'ambiente, te l'ho detto, giusto per dare una scossa perché gli uomini, poi non dimentichiamo, te l'ho detto che Appetito e Bogani hanno 15 giorni che hanno ripreso a giocare,
prima lui non li aveva, aveva solo ragazzini o giocatori di, che in eccellenza è un lusso per quei giocatori. Adesso recuperando questi due, infatti, si è visto il risultato. 4 punti perché c'era Bogani e Appetito. Non c'era, i giovani sono bravi, i giovani che ci sono, però non, con i giovani purtroppo non ti salvi. È favorito più l'Accademia o Città di Verbania per l'eccellenza, Lucio? È un bel... un bello scontro, anche lì si deciderà punto a punto. Favorita, non lo so, secondo me a vedere così 50-50. Se fosse davvero qui è 50-50. Non davvero. Riesco proprio sì, a... Sì, sì. Sono d'accordo anch'io. Un bello scontro. Oggi come oggi non puoi dirlo. Ecco. Sarà lì anche lì gli infortuni. Possiamo dire una cosa però. E le squalifiche. Sai qual è l'unica differenza adesso alla 20ª giornata? Che Città di Verbania nel girone di ritorno ha già giocato con Oleggio e Castellettese, cioè due squadre delle big, cioè l'unica differenza adesso è di calendario in questo senso, cioè l'Accademia e Città di Verbania ha già giocato e vinto contro Oleggio, che è quarta in classifica, e contro la Castellettese. Questa è la sola differenza, che non è però una differenza da poco. Può incidere anche quella. Comunque penso che la differenza, non so se chi ha incontrato, è la Fulvio Valdengo. Per me la Fulvio Valdengo è una buona squadra, che potrebbe dare fastidio a uno delle due. Poi ha un grande allenatore, perché... è un dato di fatto quello che ha fatto l'allenatore. Le interviste dopo l'Accademia. Quella lì potrebbe fare. Era una 7-0 so che si commenta da solo, però dà anche morale questo tipo di risultato. Sì, la partita è stata più facile del previsto perché i due errori che ha commesso il Ceversama nei primi minuti ci hanno spianato la strada, perché loro avevano cominciato bene la partita, hanno avuto anche 2 o 3 momenti dove siamo stati costretti a difenderci con un po' di affanno, poi questi errori sicuramente ci hanno spianato la strada e da lì in avanti è stato tutto più semplice, abbiamo potuto giocare con molta più tranquillità. È un risultato che ci dà sicuramente fiducia, ma soprattutto è un risultato che conferma la crescita dal punto di vista fisico di alcuni giocatori che erano fermi da tempo e che oggi hanno fatto una buona gara, che ci conferma che era importante recuperare al completo la nostra rosa per poter reggere gli impegni che ci attendono e il grande equilibrio che si è creato tra noi e Verbania. Quindi il risultato era importante, lo è ancora di più averlo poi conseguito anche con una prestazione qualitativamente buona, anche se un po' facilitata come dicevo prima. Diorio, De Bei, Cosentino, minutaggi importanti e poi soprattutto la tripletta di poi a segno da 3 domeniche consecutive, anche un suo costante ritorno al gol è importante per questa squadra per la lotta al vertice. Assolutamente sì, Riccardo aveva fatto bene per buona parte del girone di andata, aveva avuto una leggera flessione nel finale di campionato del girone ed era anche prevedibile che fosse così. Ci si aspetta probabilmente da lui che ogni palla che tocchi faccia gol, non è così semplice per nessuno e quindi sta ritornando a giocare ai suoi livelli. Oggi ha fatto un'ottima gara con oltre i 3 gol, con una partecipazione importante e attiva in tutti i momenti della partita e quindi sono contento per lui ed è importante per noi averlo al meglio. Sono molto contento delle prestazioni di Diorio, di De Bei e di Cosentino perché erano giocatori lontani dal campo da tanti mesi e quindi vedere che hanno cominciato ad avere anche il giusto ritmo, oltre che la condizione, è motivo per noi di grande soddisfazione e molto importante per il futuro. Queste dunque le parole di Roberto Bonan, facciamo un passo indietro, ci vediamo la vittoria di sabato del Città di Verbania nel big match al Pedroli contro Castellettese. Non sorridevo ripensando alla regolarità del campionato che diceva prima Franco, mi viene da ridere. Vediamo. Termina 2-1 il match del Pedroli con il Città di Verbania che batte la Castellettese nell'anticipo del sabato. Andiamo a vedere le azioni che hanno caratterizzato il match. Ci prova subito dopo 4 minuti Asaro con un tiro da calcetto di punta, respinge la sua conclusione l'estremo difensore della Castellettese Sant'Angelo. Al 9 una grande occasione per passare in vantaggio per il Verbania, bravo Progni a lavorare la palla, a metterla in area, arriva a botta sicura a rimorchio Asaro, ma davvero dal dischetto del rigore non trova lo specchio della porta. Al 14esimo
Arriva il vantaggio del Città di Verbania sugli sviluppi di un corner, il tiro di Proni viene deviato in rete per l'1-0 del Verbania, il gol viene attribuito comunque al calciatore che ha tirato, ovvero Proni. Al 18esimo è bravo in uscita di piedi Carli su Gonzalez, al 29esimo bella trama del Verbania, Bini per Asero che innesca Proni, il suo diagonale termina a largo. Al 42esimo si fanno vivere anche gli ospiti con una punizione da distanza di Maga, però il pallone non scende e la sfera termina alta. Nella ripresa subito doppia occasione per il Verbania che nel giro di due minuti va, per il Città di Verbania che va vicino due volte a raddoppio, prima su una punizione defilata di Asero e bravo Bonpan a salvare sulla linea, poi su un calcio d'angolo sponda di Soncini, anche qui Bini, il raddoppio sembra cosa fatta, in questo caso è Paracchini che salva ancora sulla linea di porta. Poi c'è un'altra occasione al 16esimo, vince il duello in corpo a corpo Proni con Bonpan, poi calcia ma è bravo Sant'Angelo a bloccare. Al 22esimo prova una conclusione dalla distanza Paracchini ma il suo tiro risulta centrale. Un minuto dopo bello scambio Proni-Asero con quest'ultimo che calcia e col portiere che respinge. Al 25esimo Tonsi serve bene Bini che però calcia a largo. Poi ancora si fanno vivi gli ospiti con Gonzalez, ma la sua conclusione termina lato da buona posizione. Al 35esimo rimane in 10 la compagine di Forzati per un doppio giallo a Gonzalez, che perciò deve lasciare anzitempo la partita. Al 38esimo arriva il raddoppio del Città di Verbania, bravissimo Tina sulla fascia a mettere la palla in area, arriva a rimorchio con un tiro forte e preciso, Jackson Pereira mette la palla in fondo al sacco. Al 48esimo viene fischiato un calcio di rigore in area su un corner, probabilmente per una trattenuta, si presenta Maga dal dischetto e spiazza Carli, non c'è più tempo però per altre occasioni, termina 2-1 il match per il Città di Verbania. E termina ancora con il tuffo sotto i tifosi da parte del Città di Verbania, ci sono state delle polemiche arbitrali anche su questa partita, allora vi facciamo rivedere sul punteggio di 1-0, visto che ci è stato mandato il video, noi lo facciamo vedere, ci mancherebbe, relative al gol annullato alla Castellettese sull'1-0, nel primo tempo, l'immagine chiaramente che ci ha fornito la Castellettese, perché dalla nostra immagine non si vedeva perché era stretta, no? Questa, cioè questa punizione non è fuori gioco effettivamente, perché da qua non si vede benissimo, ma Ottina è lui a toccare, a spizzare la palla di testa in mezzo all'area, e quindi mette in gioco di fatto i giocatori della Castellettese, quindi questo gol non era da annullare, Franco. Come si fa? Allora, voglio dire, no, siccome non l'avevamo messo nel servizio e tu hai rotto le scatole perché era lunedì l'altro, non abbiamo... Quindi lunedì prossimo vado a cercare quel rigore, vado a cercartelo. Meno male. Perché la VAR, vedi che fa proseliti, purtroppo. Questo non, a parte che prima non l'ho visto, perciò non si può neanche giudicare. Qui... Così sembra che è fuori gioco, se poi l'abbia toccato Ottina non... No, l'ha toccata, te lo dico io. Visto così è troppo lontano, non ci vedo. L'ha toccata, Lucio? No, ma io voglio sapere perché, come mai Città di Verbania ha giocato con la maglia arancione, però. Non lo so. Devo informarti, no? Non so. Non ci avevo pensato. Adesso ho visto, perché penso che abbia solo la maglia, gli altri erano azzurri. Beh, le due maglie di Città di Verbania sono una bianca e una azzurra, credo, no? Ma la bianca non so perché. Loro avevano i calzettoni bianchi e calzoncini bianchi, magari. Magari l'arbitro che non gliela... Non lo so, la butto lì. Boh. Ma ti alzi la mattina per venire fuori con queste domande o... No, sono l'hai rimasto. Pensata, o sei venuto qua? Sono rimasto perché... No, ma ti è venuta adesso o ce l'avevi già pronta sta domanda? No, adesso. Dovresti fare giornalista? Altro che Mughini. Adesso. Chissà perché, sono curioso. Così col ghigno. Non lo so il perché. Se lo sa lui il perché, se lo dici così lo sai. No, vai avanti. Vabbè, andiamo avanti. Domani ci informiamo. No, domani, adesso. Comanda lui. Subito. Lucio, insomma, però... parliamo di cose tecniche, grande solidità, no, da parte del Città. Sicuramente, come leggevo, forse non so se sono la miglior difesa in Italia o la seconda, con un'altra ieri squadra. La Rossanese ha preso due gol a pari merito, comunque miglior difesa Città di Verbania e
rossanese, la differenza relativa al fatto che Città di Verbania abbia giocato 19 partite, la rossanese in Calabria ne ha giocate 21, quindi è una media gol subita inferiore rispetto a Città di Verbania. No, sicuramente difesa una buona solida. Squadra, difesa poi hanno un portiere che ci sta comunque anche in eccellenza per me. Che Carli bravo. Adesso vediamo se riesco a capire perché giocavano in arancione. Le interviste. Adesso lo dicono. È stata una buona partita, una partita abbastanza maschia, una partita dove tutte e due squadre hanno provato a cercare di vincerla e alla fine ha vinto la squadra che poi ha meritato di vincere la partita, ha fatto qualcosa in più rispetto a noi. Noi sapevamo di affrontare una squadra nettamente più forte di noi e non lo diciamo tanto per dirlo, ma la classifica dice a oggi 16 punti in prima partita, 13 punti in più. C'è il positivo che abbiamo fatto una buona gara, abbiamo fatto gol contro una delle difese più forti d'Italia, che ci fosse o non ci fosse rigore questo non lo so, e abbiamo fatto anche un altro gol che probabilmente, anzi sicuramente era valido, è stato annullato, e quello lì insomma è un po' il rammarico di questa domenica, anche se ripeto, Città di Verbania ha meritato di vincere la partita. Ecco, hai ricordato tu l'occasione del gol annullato, poi nella ripresa quella doppia occasione in cui sono stati bravi i tuoi difensori a salvare solo la linea, che poi il rigore all'ultimo che io avevo interpretato fallo in attacco, invece vi è stato dato il rigore. Comunque, come hai ricordato giustamente e onestamente, tu ha meritato di vincere Città di Verbania, penso anche per la molle delle occasioni create, per quello che si è visto. No, assolutamente, è stato un primo tempo dove abbiamo avuto subito loro un'occasione, noi probabilmente abbiamo patito un po' l'inesperienza e la gioventù di alcuni giocatori che non sono abituati probabilmente a giocare in uno stadio così bello e così storico, e quindi siamo partiti un po' timorosi nei primi 10 minuti e lo stesso nei primi 10 minuti del secondo tempo. A livello di occasione al primo tempo adesso abbiamo avuto un paio di occasioni, Gonzalez è stato battuto col portiere, è uscito un paio di volte portiere e il gol è annullato, che sicuramente era regolare. Secondo tempo a livello di occasioni il Verbania ne ha avuto almeno 3 o 4 importanti. Ha fatto una buona prestazione, la vittoria penso anch'io sia meritata. Potevamo probabilmente chiuderla prima o essere più cattivi in alcuni frangenti della partita già nel primo tempo per essere più incisivi. Non siamo stati perfetti, però abbiamo fatto una buona gara. Ecco, direi che dopo anche avevate già vinto lo scontrato con Bruno Nero prima di Natale, anche dopo la sosta direi che state giocando bene, state esprimendo un buon gioco e stanno arrivando i risultati. Penso che tu sia contento di questo, Antonio. Oh, siamo molto contenti, contento è dir poco, dobbiamo ormai ragionare partita per partita, vediamo cosa fin dove riusciamo ad arrivare. Per ora i ragazzi stanno facendo meglio delle squadre avversarie che incontriamo, quindi giustamente vincono le partite. Da qui alla fine cosa ti auguri? Molti dicono che sarà un duello tra voi Borgomanero fino alla fine, ecco tu cosa ti auspichi? Poi anche a poche giornate alla fine ci sarà lo scontro diretto proprio a Borgomanero. No, come ho detto in precedenza, ancora troppo presto, ci sono ancora un sacco di partite su giocare, dobbiamo pensare partita per partita e vedere fin dove riusciamo ad arrivare. Ancora non mi aspetto niente perché domenica sarà un'altra gara difficile a Varallo-Sesia, quindi partita per partita ci mettiamo qua, ragioniamo, se no ci fondiamo la testa. Due giocatori, se no me l'hanno ammazzato. Dunque, andiamo a vedere Lomegna, poi andiamo ancora in pubblicità, nel frattempo cerchiamo di capire perché ha giocato in arancione così Franco Soncini, in Città di Verbania, così Franco Soncini è contento. Grazie Daniele. Lomegna torna alla vittoria e lo fa in maniera convincente. 3-1 il risultato finale a favore dei rossoneri contro il Trecate, in una partita in cui i gol per i rossoneri sarebbero potuti essere molti di più. Andiamo in cronaca e al secondo Erbetta lancia in verticale Elka, che parte in velocità ma viene contrato al momento di andare al tiro da Porto. Meglio Lomegna nella fase iniziale e all'ottavo Comparoli guadagna il fondo e mette in mezzo. Velo di Elka che favorisce la conclusione di Cabrini, respinta da un difensore. La pressione rossonera produce una lunga serie di calci d'angolo, 5 solo nel primo quarto d'ora, ma la difesa del Trecate resiste, almeno fino al 21esimo, quando Elka ruba il tempo alla difesa e incorna alle spalle di Scarlatti una punizione proveniente dalla sinistra di Gioca. Il vantaggio dell'Omegna dura appena 5 minuti e al 26esimo il Trecate pareggia con un rasoterra in diagonale di Dodai, che sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina sorprende Chiaverini con l'aiuto del palo. La gara si
gioca in equilibrio dopo l'1-1 con il Trecate, che prende coraggio, tanto che al 37esimo Stefanino ci prova da fuori area con la sfera che esce di un niente. La risposta dell'Omegna al 42esimo con un colpo di testa di Perini, anche questo sugli sviluppi di un calcio d'angolo che fa la barba al palo. L'Omegna esce determinata dagli spogliatoi e dopo appena 3 minuti torna avanti. È di Perini il gol del 2-1 che con un preciso rasoterra dalla distanza, dopo un'azione insistita, sorprende Scarlatti con un pallone che si infila nell'angolino. Al decimo è la traversa a negare il terzo gol all'Omegna. Con Paroli insegue caparbiamente un pallone destinato sul fondo e improvvisa un tiro cross che per poco non sorprende Scarlatti. L'Omegna sembra essersi tolta di dosso le sue paure e un minuto dopo sfiora di nuovo il gol. Questa volta è Erbetta a fallire il colpo del KO. Da applausi la combinazione Cabrini con Paroli Cabrini al 22esimo. Scarlatti con un piede respinge la conclusione di Cabrini smarcato dal colpo di testa del compagno. Al 28esimo Perini offre un cioccolatino a Cabrini. Strepitoso il recupero di Porto che con la punta del piede anticipa la conclusione del centrocampista rossonero. Al 34esimo, dopo tante occasioni sprecate, il gol che chiude la partita. Cabrini attende l'inserimento di Elka e lo serve nello spazio. Il bomber rossonero capitalizza l'assist, palla in rete dopo che ha carezzato la traversa e Omegna che torna al successo. Solo in pieno recupero infatti il Trecate torna a rendersi pericoloso. Gran mischia in area rossonera, Chiaverini prima salva, poi Bersezio non trova il gol. Andiamo adesso, anzi no, prima della pubblicità ho chiamato il direttore del Città di Verbania, Alessandro Leuzzi, e come sempre aveva ragione Lucio Ciana, cioè? Hanno giocato in arancione perché la Castelletese aveva la maglia azzurra e pantaloncini e calzettoni bianchi, quindi né la prima maglia bianca, bianco cerchiata, né la seconda azzurra e bianco cerchiata andava bene. Mi sembra strano, però va bene. Ma non così. Credi neanche a questo? No. Cosa va c'è? Bene così, va bene così. Se hanno giocato con le maglie, prima volevano giocare con la maglia del Verbania, adesso non si può più giocare con la maglia del Verbania. Va bene così, dai. Va bene così. Allora, ogni volta si fa qualche nemico. Questa ma no. Volta. No, come no? No, ci tenevo che giocasse con la maglia del sua. Ma se non potevano, se l'arbitro gli ha detto che non potevano giocare, doveva spararsi? Ma allora, vuoi far giocare sabato e la domenica, sostituirti al presidente della federazione, sì, a Mossino? Vuoi Mossino. Sostituirti all'arbitro? Se l'arbitro ti dice non puoi giocare, non giochi, Franco. Ma non vedo la differenza. Che allora, maglie bianche, chiamiamo l'arbitro. Maglie bianche. Vuoi chiamare l'arbitro? Cambiano i calzettoni, i calzoncini. Ti calmo, andiamo in pubblicità perché sei troppo agitato. Senti troppo Juve Domo Piedi Molera, la senti troppo. Quella la sento. Pubblicità. Sì. No, va, tranquillo. Dunque, l'Omegna che torna al successo, un successo dolce amaro, nel senso che, come dicevamo, questo campionato i playoff a meno di crolli di una delle due molto molto difficili non ci saranno, no Lucio? Sì, perché... Allora vi chiedo tutti e due questo, chi è dietro, Oleggio, Omegna, la stessa Castelletese, poteva o doveva avere qualche punto in più, cioè doveva essere più vicino alle prime due, ammesso la loro superiorità? Magari sì, però tenere quel ritmo, anche stargli nell'arco dei punti per fare i playoff non è facile. Magari qualcuno lo lasci per strada, adesso come adesso non ci sarebbero, quindi è veramente difficile. Franco, poi ci sentiamo intervistati. Sì, pensavo di più nella Castellettese e nella Fulvio Valdengo, di avere meno punti dalle prime due, perché non sono proprio così tanto inferiori alle prime due, specialmente la Fulvio Valdengo. Che però nel girone di ritorno sta viaggiando alla grande. Appunto. Era partita male, sta facendo benissimo. Un po' come Cavaglia lo scorso anno. Le interviste di Omegna e Trecate. Purtroppo abbiamo regalato il primo gol e anche il secondo, secondo me, si poteva fare di più. Arriviamo da un momento di difficoltà oggettivo a livello numerico di rosa, quindi già aver la forza di recuperare sul campo di Omegna un gol e poi riuscire comunque a disputare una buona partita, prendere un gol così dopo due minuti del secondo tempo complica sicuramente le cose. Poi da lì effettivamente ci siamo un po' disuniti, ho provato a cambiare qualcosa per cercare di recuperarla scoprendo un po' il fianco e niente, è andata così. Purtroppo secondo me si poteva essere un pochino più attenti
e fare magari qualcosa di più, perché tutto sommato sapevo di venire a Omegna, che era un campo difficile, un'ottima squadra. Mi dispiace aver perso per gol evitabili, avrei preferito che avessero fatto gol su gol loro fatti bene con pregevole azione, quello sì. Alessandro Elka, due gol, quello che conta però sono i tre punti che porta a casa l'Omegna dopo qualche pareggio di troppo. Sì, sì, i miei due gol, sono contento, però alla fine l'importante è la squadra, e certo dopo quelle ultime due partite che le abbiamo buttate via e quelle prima che ci siamo buttati via tutti, sicuramente è una vittoria importante questa, che ci dà morale. Importante anche perché psicologicamente poteva essere difficile, proprio lo abbiamo visto anche oggi, dopo l'1-1 siete andati un po' in difficoltà, nel secondo tempo invece molto bene. Sì, dobbiamo sicuramente stare un po' più attenti nella magari fase difensiva, a non concedere troppe occasioni agli avversari come magari le ultime partite, ma oggi fortunatamente qualcuno ha guardato giù e l'abbiamo portata a casa, via. Sul secondo gol, forse dobbiamo, sul tuo secondo gol, un bell'assist di Andrea Cabrini. Finalmente, anche ora che fa gli assist, di solito li faccio io, per cui anche ora che me li fa anche lui. Scusami, rompi le scatole al Citario Verbani, ma la Juve dopo in Granata quando gioca invece? Ieri abbiamo giocato in Granata. Miracolo, ecco perché avete vinto. Perché qualcuno dice non gioca mai in Granata, qualche tifoso. Non lo so perché me l'hanno detto. No, non è vero. Guarda a casa tua, posso che a casa degli altri. No, sono rimasto quello, davvero. Ah boh, ancora. Ma dormi stanotte o? No, perché non ci avevo fatto caso. In Granata, quando, da qui alla fine sempre, dell'anno? Sempre. Sicuro? Sì. A meno che l'avversario non ha la maglia arancione. Perché giustamente lui dice, ho visto le maglie intere, ho visto la maglia bianca, ho visto nera. La maglia nera, ma Granata poche volte. Lucio non ci vede tanto bene. Vabbè. Poi guarda se guarda queste cose qua, Lucio. Guarda come, perché ormai è andato con la memoria indietro tutte le partite, se ha ragionato. Due ancora partite in promozione, il Briga, cominciamo dal Briga. Termina 1-1 la sfida tra Briga e Sparta. Il primo sussulto del match al quarto. Asole sulla destra mette scompiglio nell'area del Briga. L'assist per Verzotti si trasforma in un passaggio per Stangalini, che dal limite calcia alto. Al 20esimo punizione di Bianchi, testa di Barbero, palla che fa la barba al palo ed esce. Dopo 40 minuti il Briga si affaccia dalle parti di Mandelli. Briola serve Minniti, che di prima intenzione calcia alto sopra la traversa. Due minuti dopo ci prova lo stesso Briola. Mandelli si rifugia in calcio d'angolo. Decisamente più bella la ripresa. All'11esimo Sparta in 10, Seie ferma il Chiati, secondo giallo di giornata per lui e ospiti con un uomo in meno. Dalla punizione il Briga passa in vantaggio, Minniti per Briola che trova il gol dell'1-0. Un minuto dopo Asole costringe Baccin agli straordinari. La partita è bellissima, sul ribaltamento di fronte e il Chiati per Micheletti, palla al centro area che Minniti non riesce a depositare in rete. Al 20esimo punizione di Minniti per Briola, palla sul palo e poi sul fondo. Al 35esimo invenzione di Minniti per El Chiati, Mandelli è semplicemente superlativo e tiene in vita i suoi. Sparta vicinissimo al pareggio, a 5 dalla fine corre Possini, Baccin di piede respinge. Pareggio che arriva al minuto numero 94, Barbero per Possini che trova il gol del definitivo 1-1. Dunque il Briga, che è una bella realtà di questo campionato, no? Lì a 28, vincendo ieri, e tra l'altro c'era anche un rigore non dato, insomma abbastanza netto su un cross, poteva arrivare a 30. Il Briga, rispetto all'anno scorso che è stato un campionato di sofferenza totale, insieme allo stesso Dormelletto che dopo vedremo, due piacevoli realtà, no Franco? Sì, squadre che hanno lottato per non retrocedere quest'anno, hanno fatto la squadra per non retrocedere loro, anche se adesso sono andati bene. Non capisco perché non fanno più giocare Capra come portiere, se c'è ancora o no. Però il resto, poi Cesare, insomma, meno male, è un buon allenatore. Perini ha perso la fascia Omegna tra i gol in due partite, eh? Hai visto? Non l'hai detto questo? Pensavo dicessi. Perini, che non è più capitano dell'Omegna, due partite senza fascia, ha fatto tre gol. Lo sapevi? Anche noi a Domo gli ho portato via la faccia da capitano, adesso mi saluta più papà, mi ha detto su Facebook, mi insulta anche Carrera. Pensa a te, la gente dove si attacca. Dai, vai avanti, va, se no non finiamo più. Fermatelo.
Ma il tuo giocatore Carrera, Franco? Non ho capito, hai tolto la fascia, cosa vuol dire? Gliel'ho data più a letto, giustamente. Mi si fa dargli la fascia, non giocava neanche in seconda categoria l'anno scorso. Franco, capì, però adesso se fosse Carrera, finita la trasmissione, mi arrabbierei un pochettino per queste tue frasi. Cioè, nel senso che comunque, no, aspetta, ti dico una cosa. Onestamente, è vero che Carrera l'anno scorso giocava a Fomarco, se non ricordo male. Non lo so. Sì, giocava a Fomarco, se non mi ricordo male. Però, parlando anche con l'allenatore, a livello di impegno... Ma guarda, Cristian, quindi... a livello di impegno, credo, non lo discuto. Per me, non sono mica stato io a portargli via la fascia. Non è che lui se l'è presa perché pensa che sia stato io. Da quando sono arrivato io... Hai detto, gli ho tolto la fascia. Tolto la fascia nel senso che la società gli ha tolto la fascia. La società o chi per esso. Qua ti stai salvando il corner, rimediando... Mi hanno detto che il papà ha scritto qualcosa su Facebook, io non lo so perché non sono amico, cioè, non è logico per me. Andiamo a vederlo, c'è il telefonino, dopo andiamo a vederlo cosa ha scritto. Mi fai morire, ogni volta che viene, il giorno dopo comunicati, uno che si arrabbia. Ma non si devono arrabbiare la gente. È sempre un gioco, è vero. Le interviste di Briga, così non ci rilassiamo un attimo. Intanto volevo vedere cosa ha scritto papà di Carrera, che è un amico per me, quindi vediamo. Mister, un pareggio per come è giunto che sa tanto di amarezza? No, sì, di amarezza molto, perché bene o male il secondo tempo abbiamo fatto un buon secondo tempo, abbiamo creato molto, però devo dire che il primo tempo non abbiamo giocato. Il primo tempo ci ha messo in difficoltà perché noi non siamo riusciti ovviamente a giocare. Eravamo irriconoscibili, non abbiamo creato nulla, la squadra era molto chiusa, faceva fatica a ripartire e poi il primo tempo ne abbiamo parlato e siamo entrati con un piglio diverso, con un voglia diverso e purtroppo abbiamo creato molto, ma alla fine della fiera un tempo a loro senza ovviamente grosse cose, secondo tempo noi con qualcosa in più, purtroppo prendere un gol anche all'ultimo secondo dispiace perché tre punti erano importanti per tranquillizzarci ancora per la classifica. Oggi sull'1-0 forse è mancato quel killer instinct per chiudere la partita, almeno due o tre grosse occasioni per andare sul 2-0 ed indirizzare il match. Sì, le abbiamo avute, però sai, recriminare adesso è tardi, insomma, quando crei 4-5 palle non le metti dentro, i ragazzi ovviamente non è che vanno in campo per non far gol, cercando di fare il possibile, però è anche vero che se sbagli uno o due gol va bene, ma 3 o 4 regalare questi gol e queste occasioni agli avversari, poi alla fine succede quello che tu hai visto e poi siamo qua tutti a ovviamente recriminare cosa sarebbe potuto essere se avessimo buttato dentro almeno una palla delle 4 pulite che abbiamo avuto, insomma. Un pareggio importante ottenuto all'ultimo minuto. Sì, beh, per noi è importantissimo, arrivavamo da 2 sconfitte e quindi poi i punti in questo momento della stagione sono importantissimi, non ci cambia niente per quanto riguarda la classifica, però a livello di morale fa molto questo punto. Un ottimo primo tempo dove forse vi è mancato il gol per andare in vantaggio, poi nel secondo tempo forse è uscito il Briga. Sì, un buon primo tempo, loro cercavano, sono una buona squadra che cercano di giocare la palla, noi lo sapevamo, abbiamo cercato di pressarli alti e l'abbiamo fatto anche bene. Nel secondo tempo più Briga sono stati bravi, hanno alzato un po' il ritmo, cercavano di accelerare le giocate, ci stavano mettendo in difficoltà, però ci ha penalizzato molto l'espulsione del ragazzino che peraltro era giusta. E lì siamo andati in difficoltà, siamo stati bravi, un po' fortunati a non subire il secondo gol e poi nel calcio ci vuole anche un pizzico di fortuna e l'abbiamo avuto nei minuti finali che, ripeto, premia il lavoro di questi ragazzi e ci dà molto morale. Sono andato a controllare ma papà di Carrera non ha scritto niente. Non lo so, a me mi hanno riferito così, non lo so. Ma con questo non c'è niente con Cristian, che rimane un giocatore della Juve dopo. Sì, perché deve andare... No, dico, infatti. Anzi. Assolutamente, sarà anche importante, immagino, no? Sì, fa gruppo, è un bravo ragazzo. Mi fai morire, Franco. Lucio, bisogna spegnerlo perché... Spegniamolo. Perché altrimenti... Sì, mettiamo off. Chiudiamo il microfono a Franco Soncin, per favore. Dalla regia parlo solo con Lucio Ciani questi ultimi 5 minuti, perché altrimenti complichi le situazioni. No. Scherzo. Ok.
mancherebbe altro, non è mica... Ma tu dici sempre quello che pensi, forse anche troppo. No. Abbiamo quella partita di promozione così ti... Ancora? Sì, l'ultima. Dorme il letto, ne abbiamo fatte 8 ieri, però no, abbiamo fatto vedere il rigore del quella pro settimo. Vediamoci il Dormelletto 0-0, auguri, tra l'altro anche di pronta guarigione a Vezzù che si è fatto male, l'abbiamo già fatto ieri, glieli rinnoviamo oggi. Dormelletto. Vince il pareggio tra Dormelletto e Dufour Varallo 0-0, andiamo in cronaca. Al 16esimo arriva la prima occasione per i blu del Dormelletto, Pagliotta apre, i Galletti fanno il resto, Andrea crossa per il più giovane Giovanni, palla alta. Al 19esimo rispondono i neroverdi della Dufour, sponda di Macchione, Travaini impegna Fiorino, l'ex portiere della Juventus Domo affretta il rinvio e rischia grosso, Maverick Mangolini vicino al vantaggio e all'ottavo centro in campionato. Al 25esimo Dufour ancora pericolosa, il classe 94 Foresto con deviazione mette in apprensione Fiorino. Al 34esimo punizione di Mangolini in mezzo, Travaini tutto solo e acciaccato ad un ginocchio appoggia lato. Dopo pochi istanti, opportunità per i ragazzi di Bigi. Conchedda trova la parte sbagliata della rete. Al 44esimo, Dormelletto ad un passo dall'1-0. Sacco sfonda e incrocia. La palla non si infila in buca d'angolo. Nella ripresa, al decimo, buona ripartenza architettata da Pagliotta. Il traversone di Andrea Galletti per poco non finisce la propria corsa all'incrocio. Al 27esimo, il neo entrato Mattia Vezzù, non al meglio per un fastidio muscolare, costringe alla parata Pedrina. Dopo pochi istanti sul corner seguente Castelli va in alto, la sfera va sul fondo. Al 36esimo ancora Vezzù, della 7 chiude in corner. Il talento del Dormelletto non trova pace, dopo soli 15 minuti deve lasciare nuovamente il campo, al suo posto Murabito. Non succede più nulla, finisce 0-0. Dormelletto al terzo pareggio in 5 partite nel 2018. Il Dufour conquista il suo sesto punto fuori casa. Qualcosa da aggiungere? O no, perché? Su Dormelletto? Ti piace Bigi? Ti piace la stagione di Dormelletto? No, mi spiace che si è fatto male Vezzù, che era un mio giocatore, l'avevo portato a Baveno ai tempi, quando era giovane. Mi spiace che sia stato fatto male. Un po' frenata dagli infortuni la carriera di questo ragazzo. Perché insomma, è un buon giocatore, sì. Su promozione è uno dei migliori, dei top 5 sicuramente. Sì, sì. Top, mi spiace che si sia fatto male. Più la differenza. Sentiamoci l'intervista e poi chiudiamo. Per fortuna. È un punto importante che secondo me si va ad assommare a una buona prestazione, sapendo che siamo venuti a giocare contro una squadra che ha 10 punti più di noi. Quindi noi insomma abbiamo comunque, penso, siamo comunque riusciti a tenere il campo bene, abbiamo corso qualche pericolo più che altro su qualche palla inattiva e un bel colpo di testa soprattutto nel secondo tempo. Direi che il primo tempo è stato un po' più equilibrato, abbiamo sfiorato il gol con Travaini di testa, siamo stati un po' più bravi soprattutto nella fase offensiva. Nel secondo tempo abbiamo un po' lasciato campo al Dormelletto, e però ecco, azioni proprio pericolose, a parte il colpo di testa non mi sembra di averne viste, ecco. Certo, abbiamo giocato soprattutto nella nostra metà campo, questo sì, nel secondo tempo sicuro. Un pareggio importante anche perché arriva in trasferta dove la sua squadra ha avuto qualche difficoltà in più. Sì, questo è vero, abbiamo fatto davvero pochi punti in trasferta, anche perché il calendario effettivamente non è che ci aiutava prima molto sulla trasferta, ma soprattutto diciamo che si va a mettere insieme ad altri risultati positivi che abbiamo fatto in questo ultimo periodo e anche a prestazioni positive. Io penso che i ragazzi hanno dato davvero tutto quello che potevano dare in campo e sono stati bravi a lavorare insieme. E purtroppo il gol non si è riusciti a farlo, però siamo riusciti a non prenderlo, questo è già qualcosa di positivo. E adesso insomma la lotta per la salvezza è sempre dura, speriamo davvero di riuscire a piano piano continuare con queste prestazioni e a mettere dentro qualcosa in più strada facendo. 0-0, ancora un infortunio, è un momento un po' complicato. Non li conto neanche più, ormai non... praticamente abbiamo fuori 4-5 giocatori fondamentali, però anche oggi...
abbiamo fatto una buona prestazione, io sono contento. Certo, a questo punto guardiamo il dietro della classifica, dobbiamo fare i nostri punti per arrivare alla salvezza. E ci sono le annate che diventano in questa maniera, bisogna soffrire e basta. Appena entrato Mattia Vezzù, ancora out, cosa è successo? Ma credo un contrasto lì al limite dell'area e dovrebbe essere collaterale dell'altra gamba, perché lui aveva già subito un infortunio alla sinistra, adesso è la destra. Per quanto riguarda il secondo tempo soprattutto, il Dormelletto ha avuto anche le occasioni per andare in vantaggio e quindi per vincere la partita. Sì, qualche occasione l'abbiamo avuta anche nel primo tempo con Sacco, quando è andato via dalla rimessa laterale, o un tiro di Concheda che è uscito di poco. Le occasioni abbiamo avute. Quello che mi fa piacere è che oggi la squadra è stata ben quadrata e abbiamo rischiato veramente pochissimo. E va bene così. Perfetto, grazie. Dunque le parole di Bigi e di Rossini, mister di Dormelletto Dufour. Ultima cosa prima delle ultime domande. In prima categoria, vittoria del Vogogna, rallenta ancora il Momo, che direi oramai, Franco, è tagliato fuori dal discorso primo posto dal duello Feriolo-Vogogna. Sì, penso, no? Che il duello ormai sia Vogogna e Feriolo, le altre penso che siano tagliate fuori. Ecco, sarà la lotta per i playoff, perché anche lì i playoff c'è il rischio di non fare. C'è il rischio, cioè. 34. Sì, e tra l'altro ho già osservato il turno di riposo, quindi anche il Momo l'ho osservato, quindi dovrà osservare il Vogogna e poi ci sarà... No, dico il Feriolo o chi per essere, o il Vogogna contro la quinta, no, mi sa che non lo fanno. Ah no, certo, da quel punto di vista lì... Faranno la terza e la quarta. Sono tantissimi. Cioè la seconda e la terza. Sono tantissimi punti. Ah. Allora, quando arriva sta punta, Benedetta? Spero questa settimana, spero. Sei andato a Duomo per far cosa? Per prendere una punta? Beh, ho preso già il centrocampista che era già che mancava qualcosina. E la punta? La punta non è facile, purtroppo. Vediamo di prenderla. Firmeresti per i play-out in casa o per la salvezza diretta da oggi? No, per adesso i play-out sicuri. Lucio, cosa può fare la differenza di una volata play-off a favore della Roce? Ma magari aumentare il rendimento tra le mura amiche e riuscire a tenere lo stesso fuori casa, quello sicuramente. E poi che Salzano arrivi, vabbè, sono 199 gol in carriera, 199, glielo auguro già per domenica di arrivare a 200, anche qualcuno in più. Ecco, Soncini sarebbe contento, perché giocate Soncini, sì. Anche il Piedimolera, sì, giocate contro Lucento, okay. Quindi... Ma sì, no, ma glielo auguro proprio così. Fareste un favore a tutte e due. Anche a loro, gli facciamo un favore. Io ringrazio Lucio Ciana, grazie Lucio. Grazie Daniele, grazie a voi. Grazie a Franco Soncin. Grazie Daniele, buonasera a tutti. Ci vediamo lunedì prossimo con Dilettanti per dire.